Perché
questo caso glitterato che ho deciso di utilizzare così, mossa da un momento di non so, una cosa strana, guardate quanto è rosa, perché io francamente non amo particolarmente il rosa, e applicherò questo ombretto con questo pennello sempre della Essence che è a penna e, come avete visto prima, poi ve lo farò rivedere anche alla punta inclinata. Ovviamente io faccio queste facce perché di persona l'effetto è molto più carico a livello di colore e la videocamera non cattura perfettamente la pienezza del colore, però insomma vi assicuro che è bello carico come rosa. E vado a fare appunto questa specie di codina all'angolo esterno dell'occhio, che è quella un po' che si fa anche con l'eyeliner, quindi questa specie di coda appunto allungata verso l'alto per dare all'occhio una forma un po' da gatta, ecco, un po' allungata e diciamo così, a cattivante. E quindi appunto lo vado ad applicare con questo pennellino proprio perché è più preciso, e poi non sono abituata insomma a vedermi con questi colori, quindi oltre al fatto che l'ombretto sia effettivamente molto scrivente, l'altra cosa che mi stupisce è vedere me con questo colore. Poi passiamo comunque all'utilizzo del pennello, quello per la sfumatura di prima, e andiamo un po' a eliminare, come vi dicevo prima, questo stacco netto che questo pennello insomma regala, perché essendo appunto molto preciso ci permette di fare queste linee, ecco, quasi un trucco anche volendo molto marcato, ma in questo caso mi diciamo l'idea era quella di fare un trucco un po' più, come vi dicevo prima, un po' più armonico, ecco, diciamo così, anche perché appunto non sono proprio super abituata a fare trucchi elaborati o comunque a portare in generale gli ombretti, diciamo, ecco. Quindi mi lancio su queste cose principalmente quando devo fare dei trucchi per la sera, su cui posso spizzarrirmi un po' di più, anche andarci un po' più con la mano pesante. Il colore successivo è questo vinaccia, che anche esso glitterato viva la sobrietà, non scherzo, è molto molto bello, e questo forse è ancora più scrivente di quello di prima, e lo applico esattamente sullo stesso punto, quindi alla riga, cioè alla riga, no, all'angolo della palpebra all'esterno, e lavoro un po' l'ombretto, ecco c'è anche Nova, lavoro un po' l'ombretto portandolo dall'esterno appunto un pochino più verso l'interno, anche se non eccessivamente, perché in questo caso mi piaceva appunto che la parte più scura rimanesse più verso l'esterno. E niente, questo ombretto assieme a questo c'è anche proprio il pennello, che effettivamente non è male. Di nuovo poi il pennello da sfumatura per uniformare di più gli ombretti tra loro, e come vi dicevo prima la videocamera comunque continua a non catturare la pienezza dei colori, ma pazienza, insomma, immaginateli molto più come potete vedere, non so se lo vedete, poi vi spiegherò questa cosa dell'occhio incappucciato. Vedete che se io abbasso lo sguardo, quindi mostro la palpebra, la riga che sembra, diciamo, dell'ombretto più scuro che con gli occhi aperti è sopra la palpebra, in realtà a metà, poi vi spiego. Adesso andiamo ad utilizzare un pochino di questo nero, ma giusto poco poco poco, perché per andare a dare ancora più profondità all'occhio, allo sguardo. E in realtà questo non è neanche un nero, è un grigio molto molto scuro, e che è invece un matte, colore matte. All'angolo dell'occhio, tanto appunto proprio per dare profondità e ancora di più allo sguardo e al trucco. E di nuovo via verso la sfumatura e oltre per uniformare il colore e portare un po' verso l'interno anche questo nero, e comunque questo diciamo abbinamento più scuro, ecco, perché comunque appunto quello che vi dicevo è che volevo un po' una cosa che fosse
sfumatura verso l'interno dell'occhio e anche un pochino verso il sopracciglio, quindi verso l'alto. Adesso passiamo ad un altro ombretto, se non ricordo male. Adesso ho ripreso, esatto, sì, un ombretto invece chiaro, questo qui sopra, questo rosa tenue e glitterato, e lo vado a mettere esattamente al centro della palpebra mobile per dare un pochino di luce e aumentare la tridimensionalità del trucco, perché la parte scura l'abbiamo applicata, diciamo, all'angolo esterno dell'occhio. Al centro mettiamo la parte più chiara in modo che risalti ancora di più. Ne mettiamo un po' anche all'interno, diciamo vicino al solco, solco lacrimale, mannaggia. E niente, lo amalgamiamo anche questo, utilizzando invece di nuovo questo pennellino con la punta, diciamo, comunque piatto, che ho utilizzato all'inizio anche per stendere il primo ombretto. E mi sembra che si presti bene alla stesura di questo ombretto qui, che in fase di video mi sembrava molto meno evidente. Ora, riguardando il video, diciamo, a posteriori, mi sembra che invece si veda più che bene. Non me l'aspettavo questa cosa. Si vede quasi meglio questo chiaro che quelli scuri. E quindi niente, dopo aver steso per bene questo ombretto glitterato, se non sbaglio, perché come vi dicevo, mi sa che ve l'ho già detto, che questo voiceover è postumo parecchio rispetto al video, mi sembra di essere passata, se non sbaglio, all'ultimo ombretto della serie, che è questo rosa antico qui sopra, che anche questo, come il primo, non è né brillantinato né matte, ma è un po' cangiante, e lo utilizzo come ombretto da applicare sopra, diciamo, tutta la zona per uniformare ulteriormente e dare un aspetto ancora più soft, diciamo, alla transizione tra un colore e l'altro. E oltre ad applicarlo sopra alla palpebra con il pennellino di prima con la punta piatta, lo vado a mettere con questa espressione fantastica. Avete fatto che espressioni buffe e brutte facciamo le donne quando ci trucchiamo. Comunque, e anche un pochino sotto invece all'anima inferiore dell'occhio, all'anima inferiore, no, all'anima delle ciglia, ma della palpebra inferiore, e sempre per dare continuità al trucco. Ovviamente anche dall'altra parte, ecco, forse l'occhio più in ombra si intravede, sull'occhio più in ombra si intravede effettivamente la vera tonalità degli ombretti, un pochino di più quantomeno. E niente, dopo aver completato questo, diciamo, questa felice unione di ombretti fino alla parte inferiore dell'occhio, se non sbaglio, sempre questo video sarà tutto un se non sbaglio, se non vado errata, se ricordo bene, dovrei passare a quello a cui appunto mi dedico sempre a questo punto, anche se, come vi dicevo, questo punto arriva raramente perché difficilmente mi trucco con gli ombretti e faccio dei trucchi così, diciamo, elaborati. Per quanto mi riguarda, questo è un po' elaborato. Passo alle sopracciglia e utilizzo per le sopracciglia, intanto ecco, vi faccio vedere se riusciamo un po' meglio, ok? Vi faccio vedere che cosa uso per le sopracciglia. Utilizzo una matita che io adoro, amo particolarmente, comprata completamente a scatola chiusa, devo dire che mi piace tantissimo, è questa qui della Lotti, che si chiama Arch Rebel, ed è una matita semplicissima con il, diciamo, il pettinino da un lato e la mina dall'altra, e è una matita che mi piace tanto perché è alla micromina, quindi è super precisa. Prima andiamo a pettinare sopracciglia. E oltre ad essere super precisa, anche la durezza giusta, perché è dura, ma non quel duro che per esempio io ho poche sopracciglia perché sono molto fragili e ne ho sempre avute poche, però non mi strappa via i peletti delle sopracciglia malgrado la durezza, perché vi assicuro che con altre matite mi capitava. E poi secondo me invece si lavora molto bene, si stende molto bene,
sulle sopracciglia un inchiostro semipermanente nel tempo è andato via e ne è rimasto veramente molto poco. Ecco, guardate la differenza. Mamma mia, aiuto, i soli. E ovviamente il tatuaggio è andato via nel tempo, e però penso che lo rifarò prima o poi, più prima forse che poi. Non so se tornare dalla ragazza che me l'ha fatta l'altra volta. Se vi interessa, avevo fatto un video appena le avevo tatuate qui tra i miei video qui sul canale. E non so se tornerò da lei, anche non era vicinissima a me, quindi giusto per quello. E però insomma, ecco, ho intenzione di ripetere prima o poi questa esperienza del tatuaggio alle sopracciglia, perché effettivamente ti cambia proprio il viso. Che in realtà poi è anche vero che un sopracciglio tatuato, caso di trucco sugli occhi molto forte, molto pesante, può aver bisogno di essere, diciamo, comunque rafforzato con la matita, perché il trucco pesante rischia comunque di far sembrare le sopracciglia troppo sottili, troppo, non so, comunque da armonizzare con il resto del trucco quando è pesante. Però ecco, in linea di massima, io quando le avevo ancora belle piene, diciamo, per quanto riguarda il tatuaggio, non le disegnavo praticamente più, a parte appunto questi rari casi in cui facevo un trucco più pesante magari da sera. E niente, quindi sì, lo farò sicuramente, però nel mentre questa matita è diventata la mia preferita, la mia migliore amica decisamente. Andiamo a pettinarle un altro po' dopo averle disegnate, per come gli ombretti, per stendere meglio il prodotto tra i peletti. Adesso si passa all'incubo vero e proprio del trucco, o almeno quello che per me è l'incubo, ovvero il fantastico e famigerato eyeliner. Signore e signori, io utilizzo questo della Kiko, che è meraviglioso perché non se ne va neanche morire, cioè potete fare quello che volete ma resta lì. Ecco, avete visto il respiro per la preparazione psicologica dell'applicazione dell'eyeliner, perché parliamone. L'eyeliner, quando lo metti, non ti viene mai uguale su tutti e due gli occhi. Ci devi passare i secoli, gli eoni, le ere geologiche prima che gli occhi siano uguali. E come vi dicevo, poi si inizia sempre magari col buon proposito, faccio una bella chiodina leggera, elegante, e poi magari eccola lì che scappa un po' il pennellino e diventa un, non lo so, un cerchio tipo dalmata intorno all'occhio. E quindi bisogna cercare di metterci una pezza, come si suol dire, e cercare di uniformarlo con l'altro occhio. Vabbè, la cosa più brutta è quando succede, quando hai fretta, tipo che ne so, devi andare a lavorare e ti scappa il pennellino in malo modo e niente, addio. Comunque, vi dicevo, io utilizzo questo eyeliner perché è veramente ottimo. Si toglie solo con dei prodotti struccanti a base oleosa, comunque appositi, perché è veramente, veramente waterproof. Promette di essere waterproof e mantiene tutte le promesse, anche di più. E ecco, questo è un momento difficile perché devo fare l'altro occhio. Io sono destra e il mio cervello purtroppo non elabora tante informazioni insieme. Ecco qui le mie specchierine, la passo di qua, giusto il tempo di fare l'occhio destro, quindi perdonate. E dicevo, e ha una resa ottima, è molto scuro, matte, e quindi essendo così waterproof non rischiate di ritrovarvelo che vi cola, che si scolorisce, che se vi grattate ad esempio l'occhio all'angolo centrale, appunto all'angolo dell'occhio, quello vicino al naso, vi cancellate l'eyeliner. No, non succede niente con questo, rimane lì dov'è. Per contro, vi dico, ad esempio, mi è capitato, ora io cerco di struccarmi sempre, sempre, tutte le sere, ma capita anche ai migliori. Succede che, è successo ultimamente un paio di volte negli ultimi mesi, di addormentarmi perché ero troppo stanca e addormentarmi truccata, quindi quando mi sopralletto, quando mi svegliavo, l'unica cosa che riuscivo a fare era magari lavarmi i denti, mettermi il pigiama e rimorire di nuovo entrando nel letto. E la mattina dopo, quando mi svegliavo, ovviamente mi struccavo la mattina dopo, ma l'eyeliner era rimasto lì perfetto come il giorno prima, quindi rimane tutto il giorno. La nota dolente di questo eyeliner è
consistenza, nel senso che per rimanere così bene pulito e intatto ha una consistenza più densa, più corposa, e questo fa sì che il pennellino durante l'utilizzo vada intinto nell'astuccio più volte, forse un paio di volte possono bastare per occhio. E diciamo l'altro problema, tra virgolette, se così lo vogliamo chiamare, è che va ricomprato più spesso perché appunto tende a seccarsi di più per la sua consistenza. Niente, continua a non essere uguale, o perlomeno io dallo specchio non lo vedevo uguale, quindi andiamo avanti via verso di nuovo una riga diversa dall'altra, no? Si spera di no. E quindi vi dicevo, va ricomprato magari un po' più spesso di altri eyeliner, però alla fine il costo intorno ai 7 euro non è eccessivo e per quello che fa, secondo me è ottimo, vale veramente la pena. E non si infila appunto nelle pieghette dell'occhio, quelle che vi dicevo prima. Io ho l'occhio incappucciato, ciò significa che la palpebra mobile viene un po' nascosta dalla pelle che c'è sopra. Sopra. Intanto metto il mascara, intanto che mi racconto questa cosa. E il mascara che uso, ora ve lo faccio vedere, si chiama I Love Extreme, che è della Essence. Ha anche la versione waterproof e mi piace tantissimo, preferisco questa non waterproof perché comunque non cola e mi piace molto come fa le ciglia, le fa belle piene. Dicevo, in sostanza l'occhio incappucciato è quello che hanno gli orientali, con la palpebra un po' nascosta, chiaramente in minima parte, però ad esempio se io metto un eyeliner che non si asciuga subito, si espande subito nella piega dell'occhio e questa è una cosa fastidiosissima, soprattutto per chi usa gli ombretti. Questo è perfetto, secondo me vale veramente la pena. Ecco, lavoriamo un altro po' questo mascara che, come vi dicevo, mi piace molto. Continuo a comprarlo, veramente vorrei provare anche quelli nuovi delle nuove collezioni della Essence, che ultimamente ne sono uscito un po', però continuo a ricomprare questo proprio perché mi piace, so che a fine giornata non me lo ritrovo sulle guance praticamente. Certo, se lo portate tutto il giorno, la sera magari un po' di macchia sotto l'occhio ve lo può anche fare, però per quello che insomma costa, mi sembra sui 3 euro qualcosa, 4 euro qualcosa, regge benissimo e le ciglia le fa anche molto carine. E oltre a questo io poi ne applico un altro sotto alle ciglia inferiori, che adesso non so di preciso da dove provenga perché me lo portò mia madre un po' di tempo fa. Quando le chiesi di portarmi un mascara waterproof, lei non andò dove compro le cose, solitamente io, perché io, come ormai dovete sapere, utilizzo solo prodotti cruelty free, è andata in profumeria e le hanno dato questo. Mi pare di aver controllato quando me lo portò che era cruelty free lo stesso, perché altrimenti forse non l'avrei continuato ad usare. Poi in caso vi faccio sapere che mascara è, perché adesso non mi viene in mente, ed è veramente molto waterproof, quindi sulle ciglia sotto va benissimo. Ora passiamo al blush. E con questo bel pennello andiamo a metterlo sulle guance e su verso gli zigomi. Io, diciamo, in quanto riguarda i marchi dei prodotti per il trucco, utilizzo sempre più o meno sempre i soliti tre, ovvero quelli che utilizzo di più, perdonatemi, sono la Essence, Makeup Revolution e la NYX. Ho anche delle cose della Lime Crime, però insomma, in linea di massima quelle sono quelle più gettonate. E metto un po' di blush anche sulla punta del naso, che è un trucchetto che ho imparato recentemente. Lo so che magari sarà una cosa di 100.000 anni fa, in realtà io me ne esco solo ora, però mi è piaciuto. Intanto me la ballo perché sto ascoltando la musica nel frattempo. Esattamente, sto ascoltando questo gruppo che ora illumino un po' di più, vi faccio vedere, che si chiama Glass Animals e la canzone si chiama GUI ed è un gruppo. Mi piace un sacco, molto particolari, o meglio, questa canzone mi piace un sacco. E
Cancellando tutta la parte, diciamo, decorata del tappo dei rossetti.
sfiga intorno, però questo succede solo con questa tonalità. Ho provato anche le altre tonalità e non tutte, questa è quella che uso in assoluto di più. Le altre non tutte hanno questi lati positivi nella performance, ecco, diciamo. Ce n'era uno marrone che mi piace molto il colore, ma che se ne va più facilmente, almeno mi sembra. Quelli rossi, che ne ho due rossi, anche appunto vi dicevo ne ho 5 se non sbaglio, mi sembrano anche quelli una buona durata, però forse vanno via meno armoniosamente. Ora possiamo smontare anche il parrucco, leviamo sta frangettina dall'esilio e prendiamo la spazzola in tono con i capelli e pettiniamoci, il che non sta andando a buon fine perché la frangetta rimane esattamente dove vuole lei, ma chiaro frangetta lo sa, lo fa sempre, quindi pazienza. E sicuramente, se non ricordo male, prima di uscire sono passata in bagno a dare una piastrata principalmente alla frangetta, perché è quella che si, diciamo così, si mette in posizioni un po'.